Eh sì, Daisy e i ragazzi sono impegnati in una gara contro Boss Hogg attraverso tutto il mondo. E se vinceranno, guadagneranno i soldi che servono per salvare la nostra fattoria. Naturalmente il perfido Boss sta usando tutti i trucchi più sporchi per portarsi a casa quei soldi. Spettacolo stupendo. Ehi ragazzi, non c'è niente di simile nella contea di Hazard. E se anche ci fosse, sarebbe proprietà di Boss Hogg. Scendiamo così posso scattare qualche altra foto. Zio Jesse resterà a bocca aperta. Ehi, venite a vedere. È chiaro che il popolo che viveva qui anticamente adorava il vulcano e faceva sacrifici in suo onore. Ma per fortuna quel popolo non esiste più. Oh no, guardatela dietro. Torniamo al generale, presto. Forse ho trovato il modo di spaventarti. Visto che roba, il generale li ha messi in ginocchio. Forse pensano che siamo degli dèi o qualcosa del genere. Lo spero, cugino. Non ci tengo a essere dato in pasto al vulcano. Nemmeno io. Guardate, quel tipo che indossa il mantello di piume deve essere il capo della tribù. È meglio scendere e cercare di fare amicizia. Salve, capo. Come sta? Quetzalagua! Ehi, smettila! Toglimi subito le mani di dosso, lasciami! Ehi, ma che vi prende? Cosa credete di fare? Ohadiyar! Rasco, hai corso come un pazzo, con il risultato che ci siamo impantanati. Ma boss, mi avevi detto di raggiungere i Duke e io allora... E per caso vedi uno dei Duke in questo pantano? No. Rasco, se tu dovessi usare il sale del tuo cervello, mangeresti sempre sciapo. Guardo se trovo qualcosa da infilare sotto le ruote. Ora provo un'altra volta a mettere in moto. No! Rasco! Tu sei il cretino più cretino dell'universo! Guarda com'hai ridotto il mio bel vestito! Calma, non preoccuparti, cicciottello mio, te lo faccio lavare in tintoria! Nel bel mezzo della foresta, dammi il fazzoletto! Che diavolo è questo rumore? È come se fosse scoppiata una distilleria clandestina! Una distilleria? Tu non capisci proprio niente, Rosco, guarda!